Buongiorno a tutti e benvenuti sul canale di Il Trainer. Oggi voglio rispondere a una domanda che spesso mi fate, ovvero se faccio addominali dimagrisco, faccio uscire la tartaruga? Allora, la premessa che è doveroso farvi è che il dimagrimento localizzato esiste, ma esiste soltanto a livello intramuscolare, di conseguenza bruceremo del grasso che si trova soltanto all'interno dei muscoli, grasso localizzato stiamo parlando. Quindi se voi volete eliminare lo strato che ricopre i vostri addominali, sicuramente non vi consiglio di fare addominali su addominali. Ha poco senso mettersi lì a fare 500, 600, 700 addominali al giorno per cercare di ridurre il grasso addominale. Quindi toglietevi assolutamente dalla testa che per dimagrire in quella zona dovete fare addominali. I consigli che mi sento di darvi sono essenzialmente 4. Il primo è quello di misurarsi. Quindi la prima cosa da fare è quella di prendere un metro. Ce ne sono tantissimi in commercio, potreste usare tipo quello da sarta ad esempio, se ce l'avete in casa, oppure potete usare anche dei metri che vendono su Amazon, comunque qui sotto magari vi lascio il link. Potete anche misurarvi la plicometria, quindi con un plicometro tipo questo, anche questo lo trovate facilmente su Amazon e vi lascio il link qua sotto anche di questo, che così potrebbe tornarvi utile. Una volta che vi siete misurati dovete incominciare a capire in che direzione andare, quindi come secondo consiglio sicuramente c'è il deficit calorico da prendere in considerazione. Cosa significa deficit calorico? Significa che se voi avete un fabbisogno quotidiano pari a 2000 kcal ad esempio, il vostro deficit calorico potrebbe essere da un 10 al 15% per iniziare, quindi circa dalle 200 alle 300 kcal di deficit calorico quotidiano, anche se poi sappiamo benissimo che ciò che conta sono le calorie introdotte in tutta la settimana, quindi non focalizzatevi sul cibo, quando mangiare il cibo, pre-workout, post-workout, eccetera. All'inizio va benissimo calcolare il deficit calorico, importantissimo nel deficit calorico è anche la ripartizione dei macronutrienti. Solitamente negli uomini si va da un 50% di carbo, 30% di proteine, 20% di grassi, e nelle donne più o meno un 40% di carbo, 30 proteine e 30 grassi. La cosa che a mio avviso è fondamentale è che non incominciate a fare delle diete a caso, tipo, non so, dieta zona, dieta questo, dieta quell'altro. Evitare assolutamente di partire facendo quelle diete, quelle tipologie di diete. A me che interessa è che voi impariate ad avere un regime alimentare che vi possa durare come stile di vita per tutta la vita, quindi che impariate a mangiare correttamente, ma soprattutto pulito. E mangiare sano, ricordatevi che non significa per forza di cose dimagrire. Premetto che io non ce l'ho contro con nessuna dieta, non ho niente contro nessuno, questo è soltanto un esempio. E secondo il mio punto di vista, partire facendo delle tipologie di diete, se una persona è contenta così, mi va benissimo. Però secondo me è meglio imparare a mangiare e non fare la dieta, perché solitamente, nella maggior parte dei casi, le diete falliscono. Invece uno stile alimentare, un regime alimentare, può durare una vita intera. Questo secondo me è il pregio fondamentale di imparare a mangiare correttamente. Come terzo consiglio, sicuramente l'allenamento muscolare, che comprende sicuramente tutti i muscoli del corpo, quindi non allenate soltanto gli addominali o soltanto il pettorale perché volete avere il petto dominante. Dovete assolutamente allenare tutti i muscoli del corpo, indistintamente e nel modo corretto. Quindi se siete più carenti in certe zone, allenerete di più quelle zone, se siete carenti in altre, allenerete di più le altre. Comunque questo è soggettivo. Un quarto consiglio che vi do è quello sicuramente di abbassare il vostro livello di stress, perché non è il cortisolo a farvi ingrassare, perché quello comunque è un ormone che regola la glicemia nel sangue, però comunque tutto è correlato. Probabilmente ci farò un video a parte sul cortisolo e le funzioni del cortisolo. Ricordatevi sempre che gli addominali si allenano in palestra o a casa, perché si allena a casa, ma si scolpiscono soprattutto a tavola. Lasciatemi un like a questo video se il contenuto vi è ritornato utile e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Ci vediamo nel prossimo video!